Allora, ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come pulire le versioni più vecchie del vostro sistema operativo che magari non vi interessano. Ieri vi ho fatto vedere come installare da Windows 10 o da Windows 11 beta, dev o preview e poter fare questo lavoro passando da quella versione alla versione finale che vi ho spiegato. Per bene. Ora si possono fare anche due cose. Per 10 giorni voi potete rimanere in quella versione. Vi ho spiegato in un altro video che trovate in descrizione, quindi non voglio fare spam di video che si ripropongono all'infinito. Al massimo, se faccio qualcosa che si può un po' ripetere, vorrei farla perché c'è un'effettiva novità. In questo caso vi dico, andate a cercare quel video che vi spiega come tornare alla versione precedente di Windows 11. In questo caso invece vi spiegherò se voi siete soddisfatti della versione che avete installato, come fare pulizia di Windows 11 versione, scusate, non di Windows 11, di Windows la versione precedente, perché come ci siamo detti, potete tornare indietro per 10 giorni, ma però vi rimane quei file che non servono a una mazza. Quindi cosa dovete fare? Andate qua dentro, così vi vedete cosa vi sto dicendo. Disco C, cercate e vedete che qua c'è Windows Old. Windows Old è, voi avete la versione di Windows 11, schiacciate il tasto, tornate alla versione precedente. Fine. Ora, come si fa a cancellare Windows Old? Non fate tasto destro cancella perché rischiamo di fare dei danni. Quindi fate tasto destro, proprietà e fate pulizia disco. Ora, siccome deve fare un po' di calcoli, l'ho già fatto e una volta fatto pulizia disco, voi arrivate qua. Se vedete, lui vi dà un po' di file e lui li chiama installazioni di Windows precedenti. Ok? Questo è il vostro Windows Old. Voi fate ok, eliminazione dei file e lui non sarà più, eccolo qua, se si puliscono le installazioni non sarà più possibile ripristinare la versione di Windows dal computer. Sì. In questo specifico caso, momento e soluzione effettuata, voi vi precludete, ve lo ripeto, attenzione, vi precludete la possibilità di tornare a Windows dalle versioni precedenti. Ve lo dice lui, ve lo ripeto io, evitate di farlo se non siete assolutamente certi di quello che state per fare. Ora, è vero che, come ci siamo detti, voi potete tornare alla versione precedente di Windows in qualsiasi caso, ma come ci siamo anche appena detti, lo fate per 10 giorni. Ora, trovo stupido fare queste logiche di ripristino e dire, beh, mettiamoci lì con il contaminuti e dire, guarda, vediamo. Tra l'altro il contaminuti può essere anche un orologio, ma va bene, e dire adesso torno indietro, sono passati 3 giorni, sono passati 4 giorni. La soluzione secondo me più intelligente è fate un backup del sistema operativo con tutto, fate un'immagine di sistema di Windows 10 prima di fare il salto a Windows 11. Questa è una cosa intelligente, secondo la mia modestissima opinione. Ora, come si fa questo tipo di lavoro? Sempre in descrizione trovate come si effettua questa cosa. Ripeto, non lo rifarò perché è esattamente quello che ho fatto e messo in video in descrizione. In questo modo voi potete spostarvi e fare tutto quello che dovete fare senza problemi. Bene, io spero ragazzi che questo video vi sia stato utile perché comunque la versione precedente di Windows 11 è comunque spazio, avete visto 11,5 giga perché è lo spazio che riempie il sistema operativo, le patch, tutto quello che riguarda questa, diciamo, spazzatura, tra virgolette, che però è incapsulata in una
gestione singola in modo tale che non ci siano sovrascrizioni, ma che siano ben separate, che abbiano le proprie logiche, in modo tale che anche Windows non vada continuamente a saltarsi in testa per riuscire a, diciamo così, sovrascrivere gli stessi file. Vengono proprio separate in un modo che sia comodo, però e ovviamente diventa spazzatura quando a voi giustamente la cosa non interessa. Ok, credo di avervi detto tutto. Ricordo anche in questo caso, se volete scrivere nei commenti, vi ricordo di registrarvi sul mio canale, altrimenti il filtro anti-spam non vi permetterà di scrivere. È una questione proprio di pura sicurezza che mi è stata imposta, ma effettivamente, cioè, potrei anche non farla, ma è una buona soluzione perché arrivava tanto spam. Quindi voi semplicemente iscrivetevi, a me la cosa fa infinitamente piacere, iscrivetevi e scrivetemi per qualsiasi soluzione, cerchiamo insieme di trovare la strada per ottenere il risultato migliore, ammesso che lo sappia io o magari, come sta succedendo in questi giorni, magari anche voi contribuite a darmi qualche idea e suggerimento. Grazie a tutti, al prossimo video e ciao!